quindi la ricerca di pianeti extrasolari, di pianeti che stanno come i nostri pianeti, come il pianeta su quale abitiamo e tutti gli altri sistemi solari, che stanno attorno alle loro stelle lontane. Ne abbiamo già trovati circa 3-4.000 di questi pianeti. E pensare che tempo fa qualcuno aveva già teorizzato l'esistenza di questi corpi che orbitano lontano, pensando semplicemente che la natura deve essere uniforme. Quindi questa grande uniformità della natura doveva prevedere che quello che succede qui potesse essere fatto anche altrove. Allora, quello che si fa normalmente è questo: ho semplificato un po' queste parti di un fumetto nel quale raccontavo proprio tutto. Cioè, immaginate che questa sia la superficie stellare dalla quale fuoriesce la luce. Nel momento in cui c'è un pianetino che passa, assieme alla luce che fuoriesce dalla stella, che è informazione, la stella ci sta dicendo sono qui. Sono sempre presente a me stesso, mi è chiaro anche ciò che sono, oltre il limitato orizzonte di chi mi osserva. C'ero prima degli osservatori, ci sono ora, e ci sono quando loro non ci saranno, anche se la loro scomparsa vorrà dire che sarò diventato molto più freddo. Dimenticavo, sono immane. Se gli osservatori pensano all'universo come una scatola in espansione, io sono leggermente più piccolo dell'universo. Lo riempio, ma non trabocco.